Qualche cosina di interessante dal punto di vista prebiotico è molto alta e stiamo indagandola andando a cercare di capire come sono fatte dentro le comete davvero. È molto molto probabile che noi sulla Terra non siamo l'unica forma di vita nell'universo. Sarebbe molto strano. In fondo, visto l'enorme numero di stelle, di galassie e perciò di pianeti nell'universo. Teniamo conto che fino a 10 anni fa non si conosceva neanche un pianeta al di fuori del Sistema Solare. In 10 anni ne abbiamo scoperti più di 200. Io mi sento sicuro di promettere che tra meno di 20 anni troveremo una nuova Terra, un altro pianeta come la Terra da qualche parte nel nostro intorno galattico, nel nostro vicinato galattico. Del resto, la caccia agli UFO, si dice, sarebbe attività segreta di molti governi da tanti anni. Ma quando tutto questo diventa realtà, passa dalla fantasia a fatti reali, beh, il discorso cambia. Come è cambiato in Francia, dove sono stati aperti gli archivi segreti. Vi facciamo subito vedere un servizio dell'inviato dei TG della RAI in Francia, Piero Pisarro. Astronavi, fenomeni misteriosi, tracce di presunti marziani. In una parola, OVNI, oggetti volanti non identificati, equivalente francese della sigla UFO. Tutte le informazioni sugli avvistamenti, in media 50 all'anno, arrivano qui, a Tolosa, al Centro Nazionale di Studi Spaziali, l'autorevolissimo CNES. E qui sono vagliate, analizzate, studiate, mettendo da parte le burle, le illusioni ottiche e altri fenomeni naturali. Da quando la Francia ha aperto i suoi archivi segreti, proponendo online più di 400 dossier, il sito del CNES è stato preso d'assalto da migliaia di visitatori, in attesa della pubblicazione di altri 1200 dossier. L'ingegnere Jacques Patney ci fa da guida nei sotterranei del centro. Qui è custodita tutta la documentazione, verbali della polizia, testimonianze varie, audiocassette, videocassette, materiale raccolto dal CNES in 50 anni di attività. Sur 1650 casi, on a à peu près. Il 25% dei casi, su un totale di 1650, resta senza alcuna spiegazione. Ma questo non vuol dire che siano inspiegabili. Vuol dire soltanto che finora non siamo riusciti ad avere una spiegazione. Su una trentina di casi molto particolari abbiamo delle prove materiali, tracce al suolo o tracciati radar. On a des preuves physiques, des traces au sol ou des traces radar d'observation. Il caso, forse più clamoroso, è del 1994. Un pilota in volo da Nizza a Londra osserva nel cielo di Parigi uno strano oggetto. Effettivamente, nel 1994, il pilota di un Airbus ha incrociato sulla sua rotta un oggetto misterioso, che sembrava immenso o comunque di dimensioni importanti, del diametro di alcune centinaia di metri. Questo oggetto, che somigliava a una lente, è stato visto anche dagli altri membri dell'equipaggio. Un radar ne ha registrato la traccia e le indicazioni del radar corrispondono a quelle del pilota. Il pilota non ha voluto parlarne per più di 3 anni, per paura del ridicolo. Poi, quando la storia è stata rivelata da un settimanale popolare, ha deciso di rompere il silenzio. E noi abbiamo aperto un'inchiesta, ma non abbiamo potuto né verificare né spiegare ciò che il pilota aveva visto. A ce moment-là, ma non abbiamo potuto explicare né identificare ce che il pilota aveva visto. E se la Francia l'ha fatto, ha aperto i suoi archivi, c'è un altro stato dove ci sono, pensate, la maggior parte di avvistamenti di UFO al mondo che ancora non ha aperto i suoi archivi. Stiamo parlando del Messico. Noi siamo stati in Messico, abbiamo intervistato un giornalista che ha un personale archivio segreto che riguarda proprio avvistamenti di UFO. Il giornalista è Jaime Mossan e in esclusiva ci farà vedere le immagini che vi stiamo per proporre. 060 Emergenza Ramos Arizpe. ¿Ya vieron la estrella? ¿Cómo? Que si vieron la estrella. ¿Cuál estrella? La que está acá afuera. No, ¿dónde mero? Enfoca la cámara al lado oriente, acá para el lado de manantiales, madre. Está bien grandota.
Desde 1991. Dal 1991 ci siamo resi conto che il cielo di Città del Messico era solcato da oggetti che in alcuni casi venivano registrati dalle telecamere amatoriali della gente comune. E da allora abbiamo chiesto alle persone di osservare il cielo e di riprendere con le telecamere questi fenomeni. Io li presentai in televisione. Ho poi presentato in televisione i risultati. E da lì si è creato un circolo virtuoso che ha fatto sì che il Messico si trasformasse in un centro di attenzione mondiale per questi avvistamenti, soprattutto perché in questo modo si sono prodotte il maggior numero di prove al mondo della presenza di questi fenomeni. Aquí te voy a mostrar una flotilla. Queste immagini mostrano una flottiglia che è stata registrata a Città del Messico. Possiamo osservare più di un centinaio di questi oggetti che si muovono nel cielo ad una velocità che è stata stimata tra i 300 e i 500 km all'ora. Non esiste alcuna possibilità che si tratti né di palloni aerostatici né di uccelli. Evidentemente si tratta di un movimento intelligente e spettacolare. Inoltre, il fatto che le nubi non si muovono, perché non c'è vento, dimostra che questo è un avvistamento straordinario e unico nel suo genere in tutto il mondo. Crediamo che queste sfere non siano veicoli terrestri, perché realizzano forme geometriche, restano nel cielo o si muovono insieme contemporaneamente. Non conosciamo questo tipo di tecnologia sulla Terra e pertanto riteniamo che non appartengano a questo mondo e che siano una chiara manifestazione di una presenza aliena nel nostro pianeta. Ajena a nuestro planeta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, son 24, 26. Yo cuento 20. En el caso de las flotillas, no solamente son grabadas. Nel caso delle flottiglie vengono registrate da più testimoni. Ci sono molti osservatori che partecipano all'avvistamento. Noi riceviamo costantemente un gran numero di telefonate da parte di persone che hanno avvistato delle flottiglie e che vogliono inviarci un video. Per questo motivo possiamo essere assolutamente convinti che fino ad ora nessun video sulle flottiglie ricevuto è un falso. Gli esperti ufologi di tutto il mondo lo hanno confermato. Negli ultimi anni abbiamo osservato una crescita del fenomeno. Sono state registrate flottiglie di 100, 200, fino a 1000 sfere. Queste sfere mostrano un comportamento intelligente. Inoltre, in fotografie effettuate con macchine fotografiche digitali, sono stati osservati in modo casuale esseri che avrebbero caratteristiche non umane. È difficile per il momento dire se si tratta di modelli, ma la ripetizione di tali fenomeni ne dimostra l'autenticità. Inoltre, con un telefono cellulare, sono state registrate immagini di un essere extraterrestre con caratteristiche non umane. Ad esempio, braccia lunghe più di un metro. No mames, ¿dónde? Te juro que allá, atrás del pozo algo me tocó, cabrón. ¿Dónde está? Ya, pero no dejes de grabar, güey. No dejes de grabar, cabrón. Velo, güey. No mames. Nello stesso luogo sono stati rintracciati alti livelli di radioattività che hanno sorpreso molti scienziati. Se questo video e questo essere si dimostreranno autentici, allora possiamo e dobbiamo pensare che anche tutti gli altri potrebbero esserlo. Roberto, sono convinto dell'esistenza di questi esseri e della loro presenza sulla Terra, perché io stesso ne sono stato testimone. E questo mi ha convinto nel profondo del cuore. Non sappiamo da dove vengono. Non sembrano esseri umani, ma sono intelligenti. Sono bipedi, hanno due piedi, due mani, le dita, e sembrano intelligenti come gli esseri umani, solo con un'altra forma. A volte, nel guardare queste immagini, non è facile capire se si tratta di manichini o di veri esseri. Ma la ripetizione di questi fenomeni, la costanza, la frequenza e il fatto che le persone che